un passaggio stretto e insidioso ed è una giornata nera. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente ci siamo dati alla pirateria alle isole incoronate. Oggi lottiamo per sfuggire alle insidie di questo arcipelago. Ciao amici, dopo la bellissima giornata di ieri in cui abbiamo esplorato le isole incoronate per mare e per terra, oggi la situazione si è capovolta ed è una giornata nera in cui non ci sogneremmo mai di metterci in navigazione, ma dobbiamo per forza partire perché dobbiamo lasciare il posto al pontile qui al ristorante e anche se il tempo è brutto cercheremo un riparo fuori dal parco, in una rada appena fuori dal parco nazionale. Oltre ai temporali che stanno girando e colpendo questa zona, quello che mi preoccupa un pochino è il varco di uscita dell'arcipelago delle incoronate, che è molto stretto, attraversato dalla corrente ed è sconsigliato in giornate di meteo instabile. E noi dobbiamo per forza passare di lì perché l'alternativa è o tornare indietro verso sud oppure fare un giro lunghissimo intorno a Isola Lunga. Questo varco è un po' come lo stretto di Messina, ma circa 700 volte più stretto. Riusciranno i nostri pirati a sfuggire alle trappole delle incoronate sani e salvi? Partiamo adesso e lo scopriamo! Oggi clima più danese che mediterraneo. Sarebbe stato bello poter lasciare oggi le isole incoronate con la stessa spensieratezza con la quale le abbiamo esplorate ieri, quella di una calda e sicura giornata di sole con mare piatto. Vorremmo portarci dietro ancora per un po' quel senso di fiducia che abbiamo acquisito ieri e continuare a vivere alla leggera, improvvisando in base al sapore del presente e senza pensare troppo al futuro. Ma ciò non è più possibile. Cielo e mare non sono più magnanimi come ieri e non lasciano più spazio ad una navigazione spontanea. Finito il tempo della spensieratezza, in cui non dovevamo preoccuparci di nulla se non di godere del presente. Oggi dobbiamo stare allerta e regolare bene le vele. Dobbiamo studiare con attenzione la nostra rotta per evitare le secche, dominare le correnti e sfuggire alle trappole. Con pioggia e cielo grigio l'atmosfera è veramente diversa rispetto a quella di ieri. Kornati sembra un altro luogo, sempre un altro pianeta, ma forse più simile alle nostre terre del nord, con queste fortezze, tutte queste pietre e anche il colore di queste isole è cambiato tantissimo. Anche io con la mia penna da scrittrice mi sento diversa da come mi sentivo ieri fra le isole. Ieri ero completamente immersa in un mondo incantato, in cui l'ispirazione sgorgava da una fonte divina che sembrava inesauribile. Ieri non avevo bisogno di sforzarmi di pensare a cosa scrivere. Ieri vivevo nel mondo etereo delle idee. Oggi quel mondo di ispirazione celeste è precipitato in un mare grigio. Ed io mi ritrovo qui, con la penna in mano, a rincorrere parole che continuano a sfuggirmi. Ora mi rendo conto che le belle idee che avevo ieri erano solo idee, non avevano nulla di concreto. Oggi mi sembrano sfuggenti, inafferrabili, intraducibili in parole che io possa imprimere su carta. Le tinte acquerello dell'ispirazione di ieri sono troppo tenui per lasciare una traccia di colore sul foglio bianco di oggi.
solo, è per te. Grazie. Prego, buon appetito. Stiamo per lasciare il parco di Cornati, abbiamo un passaggio un pochino stretto e insidioso da affrontare all'uscita tra due isole, ma seguendo le carte ce la faremo, speriamo. Ed eccoci arrivati allo stretto varco d'uscita del regno incantato delle isole incoronate. L'immenso panorama di possibilità che avevamo ieri si è ristretto, fino a ridursi ad un passaggio maledetto di pochi metri. La grandezza che sentivamo di possedere ieri oggi si è rimpicciolita ad un mero calcolo di velocità, angolo e profondità, che speriamo ci permetta di uscire da questa prigione di isole. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato la prova per uscire dalle isole incoronate e per farlo abbiamo usato logica, pensiero razionale, calcoli e controllo. Ci siamo lasciati alle spalle la spensieratezza e l'ispirazione e siamo tornati a vivere coi piedi per terra. E dobbiamo continuare così, a giudicare dal vento che tira la nostra prua. Ma che ne è stato di ciò che abbiamo vissuto? Dove è finita la spensieratezza? Dove è sparita tutta la mia ispirazione per scrivere? Potrebbe sembrare che ciò che è passato sia andato perduto. Siamo arrivati a questa isola molto molto verde, coperta di foresta. Abbiamo dato ancora in questa baia che è protetta dal vento che è previsto per i prossimi giorni. Ci sono molte altre barche. È stata una navigazione breve ma intensa per quanto riguarda il vento, perché c'erano 30 nodi e dopo un po' il vento ti entra veramente nella testa. Comunque adesso ci godiamo la giornata qui, staremo qui anche nei prossimi giorni. Non è proprio una giornata da passare fuori perché c'è vento e fa abbastanza freddo, quindi penso che cucinerò qualcosa di buono, qualcosa di caldo e poi staremo sotto coperta a lavorare, leggere. Sto lavorando al mio progetto di scrittura e in questo periodo mi rendo sempre più conto di quanto sia difficile trasformare le idee in qualcosa di concreto. Io dentro di me ho una visione chiara di quello che voglio scrivere, che è un misto di sensazioni, atmosfere, esperienze, idee, ed è una cosa che sento chiaramente ma che fatico a trasmutare in parole precise, e un progetto di scrittura come quello al quale sto lavorando è in realtà un susseguirsi di parole precise messe in un ordine chiaro. E mi rendo conto che la parte difficile di questa fase è lavorare sodo per migliorare la mia arte in modo da diventare abbastanza brava da rendere omaggio all'ispirazione che ho ricevuto
ricevuto. Inizio a capire che non bisogna per forza essere ispirati tutti i giorni, ma bisogna essere capaci, avere la disciplina per trasformare l'ispirazione in qualcosa di concreto. Ed è proprio questo che mi impegnerò a fare nel prossimo periodo. Stamattina ci siamo svegliati presto, alle 6, abbiamo fatto allenamento fuori, colazione e poi abbiamo lavorato tutta la mattina al computer e adesso abbiamo appena pranzato e andiamo ad esplorare un po' questa baia con il kayak e poi riprenderemo a lavorare quando torneremo. Camminando ancora al sole su una nuova isola, mi rendo conto che spensieratezza ed ispirazione non ci avevano mai lasciati. Esse vivono sempre in noi, anche se ogni tanto si ritirano in un angolo della nostra anima. Così come la nostra mente razionale vive sempre in noi, anche se talvolta tace per lasciar spazio alla gioia del momento. Noi siamo un misto di questi elementi. Dobbiamo imparare a usare meglio logica e intuito, ispirazione e disciplina. C'è un momento per la spensieratezza ed un momento per i piani serrati. Ci sono istanti in cui viviamo nel regno etereo dell'ispirazione e periodi in cui ci serve una disciplina secca per perfezionare la nostra arte e creare un'opera tangibile. La vera prigione alla quale siamo sfuggiti non è quella delle isole incoronate, ma quella di una visione limitata della vita, per cui o è bianco o è nero, o siamo ispirati o non siamo creativi, o viviamo nella spensieratezza o è tutto orribile. Ma la verità è che nulla è mai perduto, e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è custodito dentro di noi, e al momento giusto non ci resta che invitarlo ad uscire. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui verremo catapultati nel Mar dei Caraibi e sentiremo un po' la nostalgia di casa.